Buon pomeriggio amici della Pallamano, benvenuti a questo appuntamento per la 20ª giornata della Serie A Gold, recupero della 7ª giornata di ritorno non disputata nella data originaria per l'impegno in European Cup della Sidea Group Fasano. Si affrontano dunque Sidea Group Fasano e Cassano Magnago. Andiamo a vedere le formazioni che stanno per scendere in campo. Con il numero 12 Luca Monciardini per il Cassano Magnago, 93 Nicola Riva, 99 Germano Albanini, 10 Alessio Moretti, 14 Alberto Lazzari, 19 Gabriele Saitta, 29 Filippo Branca, 43 Ivan Salvati, 43 Usman Kabir, 67 Marco Borghi, 85 Federico Mazza, 91 Giacomo Savini, 77 capitano Mattia Dorio, allenatore Matteo Belotti. Risponde la Sidea Group Fasano con i due portieri, Simone Sibiglio col numero 1, numero 12 Alessandro Leban, poi numero 7 Filippo Angiolini, 10 Carlo Sperti, 11 Davide Pugliese, 13 Davide Notarangelo, 15 Leonardo Boggia, 17 Maxwell Frederiksen, 19 Pablo Gaston Cantore, 23 Gelko Bearivic, 44 Eric Osling, 69 Raffaello Corcione, 95 Albin Nierstam, 14 il capitano Flavio Messina, arbitri i signori Alex Passeri e Stefano Rinaldi, accompagnati dal commissario il signor Marco Trespidi. Tutto pronto qui per iniziare la palestra Zizzi, sicuramente non al meglio dei suoi standard in termini di pubblico. L'orario e il turno infrasettimanale sicuramente pesano tantissimo in questo senso, però il recupero andava fatto e gli spazi in calendario non erano tanti. Veniamo dall'altro da un doppio impegno positivissimo da parte della nazionale azzurra, che ha vinto contro la Lettonia nel doppio confronto e è vicina potenzialmente alla storica qualificazione, la seconda agli europei dopo quelli disputati in casa nell'ormai lontani, anni 90, metà anni 90, quando la squadra dell'ex, dell'allora coach Lino Cervar, conquistò la qualificazione ai mondiali di Kumamoto nel 97, oltre a ospitare in casa gli europei. Vediamo il Cassano Magnago che attacca per primo con Savini, Mazza, Moretti, Mazza sotto mano, para Leban, Bearevic sulla respinta, Notarangelo, Angiolini, finta, poi Notarangelo, supera Mazza, poi Moretti lo ferma al limite, si ripartirà dai 9 metri con Mazza e Notarangelo che erano venuti a contatto, ma subito grande sportività tra i due ragazzi, tutto subito rientrato. Jerstam, prima palla per lui che come sempre entra in attacco al posto di Bearevic, uomo cardine della difesa fasanese. Angiolini, Notarangelo cerca lo spazio, lo trova, ottima la parata di Monciardini che lancia a sua volta Moretti, Moretti ammazza, Mazza, ancora Moretti, ha spazio ma Leban dice di no sulla conclusione invero non potentissima da parte di Alessio Moretti. Trovate Angiolini, Notarangelo si ferma, serve Sperti con Mazza che gli ruba la palla ed è contropiede, Moretti contro Leban e ancora Leban a dire di no con una grandissima parata su Moretti, primi due minuti di gioco senza gol. Ora c'è un 7 metri conquistato da Angiolini per fallo di Savini, con Monciardini che era stato bravo in realtà a neutralizzare la conclusione proprio del numero 7 biancazzurro, però poi è stata indicata la linea dei 6 metri da cui Albin Jostam cercherà dopo 2 minuti e 6 secondi sboccare il risultato. Non ce la fa sul primo tiro, sulla respinta però la palla è ancora sua, era stato bravo Monciardini, ma poi lo stesso centrale svedese della Sidea Group portare in vantaggio i padroni di casa 1-0, quindi sbloccato lo score di questa gara. Vediamo dall'altra parte l'attacco del Cassano Magnago con Moretti, ancora Mazza, Savini non può agganciare la sfera,
ed è Cantore a rimetterla in gioco. Bearevic spinge lui e resta anche in attacco, poi Angiolini fa tutto da solo, salta anche Mattia Dorio e deposita alle spalle di Monciardini la rete numero 2 per la Sidea Group Fasano, che ora difende con coach Belotti che invoca la calma. Moretti scambia ripetutamente con Mazza. Osling esce a contrastarlo. Savini ha un po' di spazio, poi serve colta Mazza. Savini punta Angiolini, poi la palla è all'ala a Saitta, non trova spazi, poi Mazza e c'è però il contatto falloso dai 9 metri. Ripartirà ancora Dorio con Savini che palleggia, poi Mazza non riesce ancora una volta a rendere efficace l'attacco degli Amaranto di Castelmagnago. Dall'altra parte veloce la Junior che manovra con una serie di scalare e controscalare che portano Sperti dall'ala destra al tiro facile, tiro che vale il gol numero 3 del Fasano a fronte della casella ancora vuota della formazione ospite, che ora attacca con il solito trio al centro, Moretti, Mazza, Savini, soprattutto Mazza e Moretti che scambia ripetutamente, poi viene coinvolto anche Savini, prova Mazza, c'è un contatto però fischiato a Osling su, anzi a Bearevic su Dorio, poi c'è subito un cenno d'intesa tra i due. Il possesso palla è ancora nelle mani del Castelmagnago, ma Mazza ancora un po' distratto, ora passaggio pallerato, poi rischia l'infrazione di passi, poi viene fischiato un passo. I passi sono stati forse, anzi sicuramente più di tre, però anche c'era stata la, c'era stato il fallo commesso alla difesa fasanese e ora anche ancora Moretti che commette frazioni di passi subendo sempre fallo, c'è il braccio del passivo alzato, deve andare al tiro il Castelmagnago, lo farà con Moretti che tira sopra al muro di Osling e Bearevic e dopo 5 minuti si sblocca il risultato per Castelmagnago. C'è il cambio con Kabir che al centro della difesa ospite va a prendere il posto proprio di Moretti. Ora rallenta il ritmo la Junior, si studia il da farsi. Angiolini, Jurstam, Notarangelo, Jurstam, Osling, Notarangelo, Angiolini, punta Kabir, fa tutto da solo, lo fa molto bene, realizzando il gol numero 4 della Sidea Group Fasano. Ora Savini contro Bearevic, Mazza cerca spazio ma Osling è ingombrante oltre che essere efficace nell'azione difensiva. Ora è Savini a essere chiamato fuori per, ma più per alcune indicazioni che riceve da coach Belotti. Savini non trova ancora spazio perché è ottimo e Osling. Savini, bravissimo Savini a incunearsi col suo solito movimento in penetrazione a portare a due le marcature della formazione di Castelmagnago. Angiolini poi perde palla sotto il fallo di Kabir, comunque apprezzata l'azione difensiva dalla panchina lombarda. Jurstam, Angiolini, Jurstam, Notarangelo, Jurstam, Osling che esce dalla linea dei 6 metri, poi è bella la difesa di Kabir, aggressiva su Angiolini che subisce fallo. Osling dalla linea dei 6, serve nuovamente Angiolini, da Angiolini a Notarangelo, Angiolini. Si alza il braccio del passivo, Angiolini prova a superare Savini, poi Jurstam
ad andare al tiro con una conclusione leggibile da Monciardini, che ringrazia e neutralizza. Castelmagnago ha l'occasione di accorciare ancora. È un time out costante quello che vede protagonisti Belotti e Savini. A inizio azione l'incipit delle azioni d'attacco del Castelmagnago. Ora vediamo Savini che trova lo spazio su Angiolini, l'uno contro uno, e anche l'ottima rete. Mentre si è già dall'altra parte, Notarangelo Sperti trova il passaggio, lo spazio, cioè la difesa in area di Mazza, o meglio l'attraversamento dell'area di Mazza, ravvisato dai signori passi di Rinaldi, quindi 7 metri a favore della Sidea Group Fasano. Cantore contro Monciardini, che neutralizza il secondo 7 metri su 7. Para rigori il portiere classe 95 Luca Monciardini, è il più esperto dopo Moretti nel roster del Castelmagnago. Dall'altra parte c'è il classe 82 Gelco Bearevic, invece da decano. Vediamo che attacca il Castelmagnago ancora con Mazza, fermato da Notarangelo. Dorio riparte dai 9 metri. Savini scambia con Mazza, con Moretti, poi Mazza che trova il tiro e anche il fallo, però con il giallo a Pippo Angiolini. Savini, Mazza, questa volta supera Osling, poi arriva a rimorchio però Notarangelo a chiudere lo spazio. Decimo del primo tempo, con occasione per il Castelmagnago di impattare, il tiro dall'ala efficace del numero 29 Filippo Branca, e c'è il 4 pari, quindi c'è recuperato un gap di 4 reti col parziale di 3-0 a favore della formazione lombarda. Osling, Hielstam, Notarangelo, Hielstam, Notarangelo, Hielstam, taglia Cantore come secondo pivot. Notarangelo prova a servire Cantore, rischia i due minuti Dorio questa volta, che ha fatto un passettino ammettendo anche le sue colpe, ma gli arbitri hanno preferito non appesantire il match con la prima esclusione temporanea, prima espulsione per due minuti. Angiolini, serve Notarangelo, si alza ancora una volta il braccio del passivo. Osling, Angiolini che va al tiro in maniera velleitaria per certi versi, anche se c'era la fretta del passivo, e il tiro finisce abbondantemente fuori. E il Castelmagnago ha l'occasione, la chance per il primo vantaggio ospite del match. Moretti, Savini, Mazza, esce Dorio dal blocco della difesa fasanese. Ancora Moretti, Mazza, Savini, veloce questa volta il Castelmagnago. Moretti arriva al tiro, Bearevic bravissimo nel fermarlo proprio prima che scoccasse la conclusione l'ex azzurro Alessio Moretti, rientrato da poco punto di fortuna. Poi Savini a tirare in doppio appoggio, a portare i suoi avanti per la prima volta, 5-4 il punteggio a favore del Castelmagnago, che prosegue nella serie aperta 4-0. Poi Notarangelo, servito ottimamente tra la schiena da Pippo Angiolini a interrompere il parziale aperto del Cassano, e quindi 5 pari ora. Savini scarica a Saitta, che non trova il
tempo e il modo di servire il suo compagno, ma subisce fallo. È ripartito già il match. Massa riceve da Moretti, poi palla a Savini, ancora Massa che prova a servire a Branca, ma è lesto Carletto Sperti a rubare palla. Poi Angiolini, Notarangelo, Sperti, pallonetto molto bello, c'è il palo però che viene centrato da Sperti. Poi dall'altra parte Angiolini prova a neutralizzare sul passaggio di Saitta per Branca, che è un po' fortunato nel ricevere la sfera, ma poi è molto bravo a prendersi lo spazio e a battere Leban riportando i suoi avanti. Notarangelo, Jöhlstam, Angiolini, Jöhlstam, Notarangelo, Jöhlstam, ancora Angiolini, prova a trovare spazio la Junior con Notarangelo che scarica Sperti, che questa volta non supera Monciardini, che para e può lanciare i suoi in attacco verso il più 2. Terza conclusione di Sperti, la prima gol, la seconda palo, la terza parata di Monciardini, che ricordiamo ha parato anche 2 7 metri, uno su Jöhlstam che poi ha segnato dalla respinta e uno a Cantore. Attacca Castelmagnaco per il più 2 con Mazza, Savini, alza il ritmo Cassano, Mazza, rischio passi ancora una volta, poi palla a Saitta che centra a sua volta il palo concludendo da un angolo molto stretto. Jöhlstam prova a servire Hosling e c'è un fallo fischiato su Hosling con qualche protesta ospite, perché in realtà Jöhlstam aveva sbagliato il passaggio per Hosling. Comunque si è infastidito la difesa del Cassano, ma non sappiamo, ci sarebbe arrivato ugualmente. Jöhlstam poteva andare al tiro, però invece scaricare Asperti che dalla sua posizione questa volta non sbaglia, c'è il 6 pari. Quando siamo al quarto d'ora, abbiamo oltrepassato il quarto d'ora di questo match che è andato avanti fino adesso senza alcuna interruzione, non c'è mai stato bisogno neanche di un piccolissimo time out per asciugare il parco. Savini, Mazza riesce ad arrivare fino in fondo, c'è 7 metri e esclusione temporanea per Sperti che ha vistosamente cinturato Mazza, che a sua volta protesta perché voleva la concessione della rete che aveva segnato dopo però il fischio forse precoce dei due direttori di gara, precoce a giudizio ovviamente di Mazza. Ora sarà Moretti contro Leban, prima interruzione anche del cronometro. Moretti, prima finta, poi la conclusione vincente alla destra di Leban ed è 7-6 Cassano, superiore numerica per la formazione ospite con la Junior che schiera ora Pugliese al posto di Sperti e lascia la porta libera. Angiolini, Jöhlstam, Cantore, Notarangelo, Angiolini, Hosling, Notarangelo, Jöhlstam, Notarangelo, Angiolini, perde la sfera, poi con qualche maniera la Junior la riconquista, ma c'è il fallo commesso da Hosling, non riesce il Castelmagnaco a riprendere in fretta sfruttando la porta libera della Junior che viene rioccupata da Leban. Un Cantore che va in panchina e la Junior sta mostrando una scarsa lucidità in attacco,
questa fase. Moretti, Savini, palla a Saitta, ottimo lo scalare, c'è il palo. E il 7 metri per fallo di Angiolini, con Notarangelo che protesta veementemente perché era fermo Angiolini, a loro dire. Savini chiede il provvedimento più severo, ma poi si va dai 7 metri con Moretti che si vede questa volta neutralizzare la conclusione da Levan. Non riesce ancora il Cassano a portarsi sul più 2, nonostante sia il terzo tentativo per farlo. Può andare a cercare il pari invece la Junior, che conclude anche la sua inferiorità numerica con Pugliese che resta posizione di ala destra. Angiolini, serie di finte, rischiando anche lui i passi. Elstam, Notarangelo, scarica a Pugliese che trova ancora la parata di Monciardini in stato di grazia questa sera, e non solo questa sera, un atleta sempre ottimo. Pangiolini, forza conclusione con il muro del Casalmagnago a dire di no, e poi Osling non riesce a prendere la respinta. Può ancora andare per l'8-6 Casalmagnago. Attacca con Moretti e Mazza. Savini, Mazza, lascia Dorio, Savini, palla per il Piot, Zaita che non riesce a braccare la sfera, poi c'è Savini che va al tiro, para Levan, ma la difesa in aria costa ancora un 7 metri alla Junior, o meglio a danni della Junior. Angiolini e Ilstam questa volta, con Ilstam che ammette sportivamente di aver tagliato il campo, spegnendo anche le proteste potenziali. Era Massa contro Levan. La rete di Mazza, e questa volta c'è il più 2 e anche il time out chiamato da coach Fovio. Quando si è sul punteggio di 8-6 a favore del Casalmagnago, inizio di gara sicuramente favorevole alla formazione fasanese, che si era portata sul 3-0, poi è salito il Casalmagnago che ha impattato sul 4 pari la prima volta e poi ha lentamente operato il sorpasso e ora ha consolidato col più 2 questo 8-6. La classifica alla vigilia di questo incontro vede il Bressanone in testa saldamente con 39 punti, seguito da Conversano 33, Merano 32, Fasano 31 con l'asterisco, e può raggiungere quindi il Conversano al secondo posto, poi Sassari 29, Bressano 25, Bolzano 24, Casalmagnago 23 che a sua volta potrebbe raggiungere il Bressano 25 punti al sesto posto, poi Siracusa 15, Fondi 14, Carpi 7, Rubiera 6 con 5 punti di penalizzazione, Campus Italia 5, Romagna 4. Intanto è ripartito il match con la Junior in attacco con Angiolini, Notarangelo, c'è Corcione in campo al posto di Osling, Dirstam, Angiolini, palla Ilstam che non riesce ad agganciare. Ed è nuovamente attacco per
per il Cassano Magnago. Savini, Dorio, Moretti, Mazza, Savini, punta Corcione, carica Saitta con un passaggio illuminante ed è molto bella la rete di Saitta che in caduta trova l'angolo opposto, che quindi porta sul più 3 gli ospiti. Angiolini, tutto su Angiolini, commette però infrazione di passi. Ancora poco lucido il Fasano in fase offensiva. Savini, scambia con Moretti, poi fa tutto da solo bruciando la retroguardia fasanese, con Corcione che rimane fermo a osservare il tiro quasi raso terra da parte di Savini. Pugliese, Angiolini, deve sbloccarsi la Junior per tornare in partita. Angiolini, Pugliese, Notarangelo, Tierstam, Notarangelo, Angiolini, Corcione riprende dopo un fallo fischiato ai danni della Cassano Magnago. Tierstam palleggia davanti alla difesa, scarica Notarangelo che poi a no look trova in maniera fortunosa Angiolini. Notarangelo poi inventa una grande rete con il polso, trova l'incrocio dei pali. Attacca nuovamente il Cassano, questa volta è Mazza al centro con Savini, posizione di terzino sinistro, ovviamente prima della serie di incroci che contraddistinguono l'attacco del Cassano. Torna al centro infatti Savini, Moretti, Savini, Mazza, Notarangelo, viene fermato 22esimo in questo istante, 10-7 per Cassano Magnago che attacca, palla a Branca, para Leban. Bearevic raccoglie la respinta, Angiolini può spingere, poi non riesce a gestire il possesso palla, il contropiede premia ancora Branca, servito da Mazza ed è rete numero 11 per il Cassano Magnago. Tantissime palle perse dalla Junior in maniera poco opportuna. Pugliese, Notarangelo, il pallone è bagnato, si chiede di asciugarlo. Quindi cronometro fermo a 23 minuti e 12 secondi in questo primo tempo. Più 4 Cassano Magnago, riprende ora la gara con Notarangelo. Jostam, entra Frederiksen al posto di uno spento Jostam, di uno spento Angiolini. Frederiksen prova a entrare anche lui ma non cambia il risultato. Branca non riesce però a brancare la palla servita da Monciardini, poi Esperti che brucia Monciardini. Gol numero 8 della Sidea Group Fasano, con il pubblico che protesta in maniera veemente per l'azione precedente con il fallo forse subito da Federico. Intanto c'è un provvedimento alla panchina della Junior, c'è il giallo a Fovio per le proteste, riferimento a quello che diciamo poc'anzi con Frederiksen che a giudizio dei fasanesi aveva subito fallo. Poi c'era stata la ripartenza del Cassano con Monciardini che ha lanciato Branca, non ha bloccato la sfera, e poi sulla contro ripartenza fasanese è giunto il gol numero 8 firmato da Sperti, numero 8 ovviamente per i fasanesi che ora si difendono. Savini, Mazza, Moretti, Savini,
Mazza. Ancora Savini. Mazza. Moretti inchioda. Servito Mazza. Ancora Moretti. Ora difende bene la Junior. Savini riesce però a servire Branca, che poi cerca una conclusione improbabile, neutralizzata da Leban. Poi si lancia la Junior in attacco con D'Arangelo, che inchioda per ancora Pedersen. Nielstam trova il intercetto di Saitta. Rimessa laterale della torre della Junior con Cantore, che l'ha rimessa in gioco. Ora si è dall'altra parte con Frederiksen. Jörstam. Frederiksen che realizza una grandissima rete al centro dell'attacco fasanese. Ora però tanto spazio per Mazza, che non perdona, copre male gli spazi ora in difesa la Junior. Mazza, che è il miglior marcatore del Castelnuovo Magnago con 125 reti alla vigilia di questo match, non perdona. Dall'altra parte miglior realizzatore Pippo Angiolini con 113. D'Arangelo, Frederiksen, Jörstam. Serve Austin, la prima volta che la palla giunge al pivot in maniera pulita, e Austin ringrazia e mette alle spalle di Monciardini. Merito anche della difesa del Castelnuovo Magnago, sicuramente efficace dopo un avvio non positivo. Castelnuovo Magnago che attacca con Moretti, Savini, Mazza, ancora i soliti tre, Savini, e questa volta scivola sul parquet della Zizi, però preserva il possesso palla. Attacca ancora Savini, Mazza che prova una conclusione forzata, poi Leban e Bearic quasi commettono un disastro, con Leban che ha cercato Bearic una ripartenza che era già proiettato al cambio con Jörstam. Poi Frederiksen evita la frittata salvando dalla rimessa a favore del Castelnuovo Magnago. Frederiksen ha il centro dell'attacco, scambia con Jörstam. D'Arangelo tenuto alto da Moretti, io stanno in chioda, serve Esperti, molto bravo Monciardini, aveva parato, aveva toccato la palla, poi c'è oltre la rete la sospensione per decretare i due minuti ai danni di Mattia Doro, che ha provato a trattenere sulla linea dei sei Esperti, comunque efficace nell'azione offensiva che vale il meno uno Junior. Ricucito dunque il gap negativo, cioè manca ancora una rete. Attacca a pieno organico il Castelnuovo Magnago con la porta sguarnita, con Kabir in posizione di pivot al posto dell'escluso Dorio. Savini, Mazza, Savini trova la parata di Leban, la conclusione schiacciata sotto passivo quasi. Belotti invoca la calma nei suoi, troppa frenesia a suo giudizio nell'attacco precedente. Jörstam che fa una finta di passaggio a Moretti, davanti a Moretti, dietro la schiena per Cantore, si aprono gli spazi ed entra per il 12 pari. Break di 5-1 ed è nuovamente parità qui nella palestra Zizi di Fasano, ed è time out anche per il Castelnuovo Magnago, quindi primo time out d'incontro per gli ospiti, breve break per noi.
28 minuti trascorsi da qualche secondo, sì, per la precisione, sarà il Cassano Magnago che ha, è stato protagonista di questo time out a riprendere il match. Moretti, mazza Savini, Moretti non riesce a servire in maniera positiva per Branca, poi Sperti prova a tirare direttamente dalla rimessa, palla abbondantemente fuori. Moretti, mazza Savini, Savini finisce l'esclusione temporanea per il Cassano Magnago, botta al volto per mazza involontaria, da, si è scontrato con Cantore, non, però nulla di grave, infatti è già operativo mazza sul parquet. Savini, Moretti da sopra al muro, tocca Leban ma non riesce a neutralizzare ed è 13-12 Cassano. Frederiksen prova a saltare Kabir, poi palla a Notarangelo, 40 secondi al termine di questo primo tempo, comunque divertente per gli spettatori neutrali. Frederiksen, Bjørnstam, Notarangelo, Bjørnstam, non si capisce con Osling, e si alza anche il braccio del passivo, poi ancora Jelson prova a cercare Austin che non riesce a bloccare la sfera. Gli ultimi 15 secondi di possesso palla in questa prima frazione saranno del Cassano Magnago, che con ogni probabilità attaccherà fino alla fine. Ora c'è la grande rete di Mazza che quindi porta sul 14-12 e poi Esperti prova il tiro all'ultimo istante per rendere meno amaro il gap all'intervallo, ma non riesce perché trova il muro della difesa ospite, quindi si va nell'ispogliatoio all'intervallo sul punteggio di 14-12 a favore della Junior, della Cassano Magnago, che quindi conduce qui nella prestatisi sulla Sidea Group Fasano. Vi diamo appuntamento per il secondo tempo fra una decina di minuti.
We'll be right back.
ripartita la gara da 16 secondi qui nella palestra Zizzi di Fasano, con la Junior che manovra con Tarangelo. Yestam, Sperti cerca un varco, palla poi a Cantore sull'angolo opposto, palla impossibile o quasi da brancare. E il Castello Magnago che ha piazzato un break di 2-0 nel finale del primo tempo, portandosi su 14-12. Può attaccare per il più 3, ha toccato anche il più 4 in un paio di circostanze la formazione ospite. Per la Junior invece inizio gara, massimo vantaggio di 3 lunghezze. Tentativo di Savini con Lebanon che blocca la conclusione del centrale azzurro, oltre che Amaranto. D'altra parte poi Angiolini, para Monciardini che para anche su Ostling. Non in gran spolvero Ostling questa sera, così come tanti dei suoi compagni, mentre vanno riempiendosi i gradoni della palestra Zizzi. Mazza scambia con Moretti, Savini, Moretti, Savini, Moretti, Mazza prova a superare Notarangelo, si alza il braccio del passivo ed è Mazza a tirare a altezza fianchi alla sinistra di Notarangelo, c'è cioè il più 3 Castello Magnago, 15-12 il punteggio. È già pronta la paletta del timeout numero 2 del match per coach Fovio. Notarangelo, Bierstam, Angiolini si alza, doppio appoggio, non riesce a trovare lo spazio conclusione, subisce poi il fallo da Mazza e Kabir. Si riparte da dei 9 metri. Angiolini, Notarangelo, Yestam, Angiolini trova il muro di Kabir, non altissimo ma sicuramente roccioso ed efficace, lì al centro della difesa Amaranto, si alza il braccio del passivo anche dall'altra parte, Cantore riceve bene da Angioli, da Yestam, e c'è il gol numero 1 della ripresa per la Junior, 13-15 complessivamente. Savini scambia prima con Moretti, poi con Mazza, esce anche Dorio dal limite dell'area blu del portiere, poi Moretti arriva al tiro abbastanza facilmente, para Levan, Sperti, poi serve Angiolini a ripartenza, Mazza va a prendere alto, poi c'è il colpo al volto con Angiolini che involontariamente alzando il braccio nel bloccare la sfera ha centrato l'occhio e l'occhio è un po' il naso zigomo di Mazza che esce dal campo per farsi medicare. Al suo posto entra Ivan Salvati col numero 43. Riparte il cronometro. Yelstam, Angiolini, Yestam, Notarangelo, Angiolini, Yestam trova Sperti all'angolo opposto che va subito al tiro affrettando la conclusione, sorprende Simon Ciardini ma c'entra il primo palo, non varia dunque il punteggio che resta sul 15-13 a favore del Cassano, che manovra con Salvini, Salvati con Savini che scambia con Moretti, poi a Salvati, ancora Savini che conclude poi al lato con il disturbo di Notarangelo, non c'è deviazione del numero
13 Masanese, poi commette fallo in attacco proprio su Salvati, e c'è anche l'esclusione temporanea per la Tarantino che protesta duramente. Proteste costate caro a Notarangelo. Dunque, su questo fallo in attacco fischiato ai danni del terzino fasanese, Savini, Moretti, Kabir che prova il cross per Saitta, completamente fuori misura, quindi possesso palla che torna nelle mani della Juve. Pugliese scambia con Sperti, porta libera nella difesa della Junior, protesta anche per i passi la tribuna della palestra Zizzi, non ce ne siamo accorti, è vero. Angiolini subisce poi fallo, con Angiolini che sta per andare al tiro, parlottano, rinuncia alla porta libera coach Fabio perché finisce ora di fruita numerica, con Notarangelo che rientra dunque sul parquet. Però recupera palla il Cassano Magnago. Salvati, ancora fuori Mazza, si salva dunque il Cassano Magnago nella circostanza precedente. Tornato si Mazza in campo, in realtà Salvati resta, perché è Moretti che è uscito, poi finisce a terra sul contrasto con Ostling Mazza. Savini, la rete di Mazza che è bravo a giocare col polso davanti a Ostling, non può nulla Levan, non vede partire la sfera, poi Notarangelo è rapido nel trovare la rete e nel calcio i due minuti a Dorio, a giudizio dell'arbitro credo di aver colpito al Notarangelo. Minuto 8 e 30 secondi, punteggio di 15-16. Savini poi trova la conclusione, para Levan, ma c'è 7 metri in infrazione numerica per la difesa in area da parte di Angiolini, che ha murato all'interno dell'area blu, nel giudizio degli arbitri. E sarà Mazza contro Levan. Rete di Mazza, numero 17 per il Cassano Magnago. Io sta Angiolini ha spazio davanti a sé, non riesce a servire però Cantore.
praticamente le inferiorità numeriche non stanno cagionando danni a chi le subisce. Poi palla a Cantore, rete di Cantore, numero 16 per la Junior, che continua questo inseguimento al Cassano Magnago. Salvati, Mazza, Branca, poi Salvati al centro, scambia con Savini, sempre Cabiero al centro dell'attacco in assenza di Dorio. Entra ora il portiere, entra in nota Bearevic, trascina a terra Kabir, poi Kabir arriva a contatto con Notarangelo ed è lesto Mazza. A allontanare il suo compagno prima che paghi con l'esclusione temporanea per protesta. Si avvicina ora la coppia arbitrale alla panchina. Sicuramente Bearevic ha aver subito l'esclusione temporanea per il fallo su Kabir, poi la Junior protesta perché chiedeva l'esclusione anche per Kabir per proteste, come è voluto per Notarangelo nella circostanza precedente. Riparte il cronometro sul punteggio 17-16 per il Cassano Magnago, che attacca con Salvati. Savini, superiore numerica ora per gli ospiti che erano appena rientrati, perde numerica. Poi Leban dice di no a Saitta ed è ora la Junior ad attaccare a pieno organico e con la porta vuota. Cantore, Yerstam, Notarangelo, Yerstam, Notarangelo, Pugliese, Yerstam, Notarangelo, Cantore, Yerstam, Angiolini, Notarangelo, Yerstam, Cantore, rete di Cantore. E dopo 11 minuti della ripresa la Junior raggiunge l'agognata parità che mancava dalla fase finale del primo tempo, dal 12 pari a circa un minuto dal termine del primo tempo. Mazza, Salvati, Mazza, time out chiamato da Belotti, breve break per noi. Concluso il time out chiesto da Matteo Belotti, Cassano Magnago che riparte dunque in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio dopo il mini break di due reti pasanesi che ha riportato sulla parità lo score. Partita ancora lunga. Savini, Mazza, Salvati, Savini, Mazza, entra facile ma è straordinario Leban nel negargli il gol e poi il possesso palla viene conservato
dalla formazione fasanese, che può attaccare per il gol del vantaggio. Irstam, Angiolini, Notarangelo, Irstam, Angiolini, Irstam, palla pugliese che non ha angolo, torna al centro, si alza il braccio del passivo, palla stavolta che giunge a Osling, che ferma il sorpasso col gol numero 18 della Junior Fasano. Vediamo Savini fermato da Notarangelo, poi Moretti che è rientrato in campo, questi salvati, finisce giù in aria nello slancio del tiro, non c'è gol ma c'è 7 metri a favore della formazione di Cassano Magnago, che cercherà il pari con Mazza, che nelle ultime due circostanze ha freddato Leban dalla stessa linea dei 7. Questa volta vi sfugge il pallone che termina alto sulla traversa e può spingere la Junior con Notarangelo, che però non riesce a gestire la palla, perde il possesso palla, comunque il Cassano Magnago che vede la palla scorrere fuori. La Junior che poi attacca scoccato da qualche secondo, Junior che prova a cercare il più due con Angiolini, che serve in qualche maniera Cantore, molto bravo Cantore, così come bravo e lucido Angiolini nel passaggio alla sua ala sinistra, alla sua sinistra, che vale il 19-17 Fasano. Torna al più due dopo aver visto questo vantaggio all'alba di questo incontro. Ora attacca il Cassano e vuole ridurre subito il parziale. Savini cerca conclusione schiacciata a terra ma non c'entra, la 3 per 2 difesa da Leban, e può spingere la Junior con Jostam che cambia fronte di gioco servendo Angiolini, fermato poi fallosamente da Dorio. Complicata l'idea di Jostam, bravissimo Angiolini a far restare in gioco un pallone difficile. Ora ripresa la gara con Jostam, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo allo spazio per entrare e per fare più 3. Ultima volta il più 3, la Junior l'ha visto sul 4-1 nei primi minuti del gol, del match, e ora c'è da gestire, possibilmente da ampliare il gap nell'ultimo quarto d'ora di questo incontro nel quale siamo appena entrati. C'è sicuramente un po' di stanchezza dalle file degli ospiti, che non hanno utilizzato molti cambi, solo Kabir e Salvati per un breve frangente in campo oltre i 7 che hanno iniziato la gara. E ancora Savini non riesce a servire Dorio e la Junior può spingere ancora. Angiolini fa tutto da solo in costo cost tra i pali, è bravissimo, però il numero 99 Germano Albanini, anzi è Nicolo Arriva, la rimessa a favore della Junior inizialmente, poi cambia idea l'arbitro, e la Riva ovviamente ad aver parato brillantemente.
cronometro ancora fermo per l'interruzione poc'anzi, l'incomprensione tra i due arbitri che avevano idee divergenti sulla segnazione della rimessa. Posso parlare che poi torna al Cassano Magnago. Momento d'impasse condito dalle proteste di pubblico e atleti fasanesi, con il commissario Trespidi che ha redarguito tutti per calmando la situazione, e si riparte. Quindi si è ripartiti con il Cassano che attacca con Leban, che però dice di no a Moretti. Angiolini, Ostring, Notarangelo salta in uno contro uno, mazza e poi con un pallonetto morbido la mette alle spalle di Riva. Più 4 junior, prima volta sul più 4 la Sidea Group, che sicuramente sta vivendo un momento più che positivo. Parziale aperto di 6-0. Savini, mazza, questa volta riesce a arrivare pulito al tiro, ma va al lato, stanco mazza. Angiolini dall'altra parte, 7 metri e 2 minuti, è probabile rosso, anzi certamente rosso per Dorio, che sarà alla terza volta fuori per 2 minuti. Infatti esce il rosso. Ai danni del giovane Mattia Dorio, capitano della formazione di Cassano Magnago, classe 98, il pivot che accetta con grande fair play la decisione arbitrale. D'altronde era stato netto l'atterramento di Angiolini, lanciato verso Riva. Yelstam fredda poi lo stesso Riva, 22-17. Più 5 Fasano. Savini, Moretti, time out chiamato da Belotti. Quando mancano 12 minuti di fatto al termine della contesa, la Junior, dopo aver a lungo sofferto, ha piazzato questo break di 7-0, passando dal 15-17 al 22-17. Sorpasso e gap consolidato che possono far portare la Junior al secondo posto in classifica, ma 12 minuti sono ancora tanti. Può chiedere ancora tutto, la pallamano insegna che spesso in pochi minuti si può ottenere di tutto. Riparte il cronometro col Cassano che attacca. Moretti, Savini e Moretti sblocca il momento negativo dei suoi, entrando centralmente e superando Leban alla sua destra. Yerstam, pugliese, schierato questa volta come terzino destro. Angiolini salta sul muro e riporta subito sul più 5 la formazione fasanese. Mazza, Savini,
Moretti, mazza. Savini cerca ancora dinamicità, il Cassano con Savini, bravo nel trovare la conclusione in equilibrio precario con Leban che la tocca ma in maniera non efficace, poi con l'aiuto del palo Savini trova il meno 4, 23-19. Palla per Pugliese che inspiegabilmente la scarica verso la destra perdendo il possesso palla quando era praticamente solo con Riva. Savini, Moretti, Kabir, mazza. Savini, Ostrich rischia qualcosa attaccandogli a Savini, poi Angiolini ferma Saitta, 9 metri a favore del Cassano. Kabir e lui a servire mazza riprendendo il match prontamente. Moretti, Savini controlla in qualche maniera la sfera, si alza però il braccio del passivo Kabir, Bearevic lo butta giù, 9 metri e cronometro fermo per asciugare il parquet. Kabir, Savini, Moretti finisce giù, ancora un tentativo per il Cassano Magnago per andare al tiro, rimette con Moretti, Moretti trova il muro di Ostling, poi nota Arangelo, brucia Branca, Angiolini cost to cost, classico e Cantore. Dice grazie e deposita in rete. Mani sui fianchi per tanti atleti. C'è stanchezza quando mancano 9 minuti, anche meno, al termine del match. Junior che preserva un più 5 prezioso guadagnato con questo break raccontato a metà ripresa dopo un lungo inseguimento con gli ospiti anche sul più 4 nella parte finale del primo tempo. Problemi ancora sul parquet che non si asciuga. Parte ora dopo questa interruzione la gara. Salvati e Kabir, doppio pivot per il Cassano, porta vuota, tutto per tutto dunque con Belotti, continua a invocare la calma dalla sua postazione in panchina. Moretti, mazza per Saitta, bravo a bucare Leban, 24-20. Angiolini, Notarangelo perde palla ma c'è un time out chiamato poco prima della palla persa, proprio istanti prima da coach Fovio. Breve break per noi.
ripartirà fra pochissimo il cronometro per questo sprint finale della gara che vede la Junior avanti di 4 lunghezze, 24-20. Ecco il cronometro ripartito con Cantore, con Angiolini, Notarangelo, Pugliese, Hosling, Fierstam. Serve Notarangelo in qualche maniera, poi perde palla Notarangelo, Angiolini. Rallenta la ripresa veloce del Cassano Magnago e poi non riesce con Mazza a servire Kabir, cioè nei pivot. È entrato anche Alberto Lazzari al posto di Branca. Angiolini, rete di Angiolini che si alza, lascia fluire il suo destro all'incrocio. Mazza poi scarica per Moretti che entra facile tra Pugliese e Notarangelo. 25-21, 7 al termine. La Junior guadagna qualche secondo rallentando la ripresa. Nulla poteva Leban su questo tiro ravvicinatissimo da parte di Moretti. Notarangelo, Leban, Hosling, Irstam, Angiolini, Irstam, palla Pugliese, palo pieno di Pugliese, per Kabir raccoglie la respinta, ancora una volta però commessa in passi, questa volta sotto i nostri occhi, è stato più che tosto evidente. Ci sta comunque una sbavatura, poi Cantore recupera la sfera, ultimo tocco a giudizio di Cantore di Savini, ma non è stato così detta degli arbitri. Salvati Savini, Moretti, Savini può riaprire Cassano con Saitta che però non riesce, centrando la traversa, la parte alta della traversa, conclusione sbagliata da parte di Saitta. Si resta sul più 4 Junior a 5 dal termine. Junior che deve proseguire con l'azione offensiva. Jelstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, rete di Angiolini con Kabir che rischia anche qualcosa di suo, di fisico, mettendoci la testa per cercare di fermare Angiolini. Ai limiti di Alfano in attacco, almeno questo è quello che chiede la formazione ospite. Interviene il medico, il dottor Cacucci, a sincerarsi delle condizioni di Kabir, che si prende anche l'esclusione temporanea, l'esclusione per 2 minuti per aver tirato il braccio di Angiolini. Questa è la mimica del direttore di gara. Kabir in ogni caso non sarebbe stato in grado di riprendere subito il gioco, duramente provato dal contrasto precedente. In ogni caso lascia in fretta numerica i suoi compagni, sotto anche di 5 reti. Torna a correre il cronometro. Savini, Moretti, bravo a tirare di prima intenzione, fando Leban, poi riparte velocemente la Junior, Pugliese,
torna anche Esperti sul parquet con Pugliese, posizione di terzino, e Notarangelo a rifiatare in panchina. Pugliese, Angiolini, Pugliese sulla testa del terzo portiere entrato dalle file del Castello Magnago, ovvero numero 99 Albanini, dopo aver visto Monciardini arriva, quindi turno anche per Albanini, mentre dall'altra parte la rete di Moretti per il 27-23. Mi resta sull'elastico tra meno 4 e meno 5 il Cassano Magnago quando sono 4 i minuti al termine del match. Ierstam, Pugliese, Ierstam, Angiolini, Pugliese, rete di Ierstam con il tocco da parte di Albanini, così come aveva toccato prima Leban su Moretti. Però non decisivo il tocco, evitare il gol la Junior numero 28. Vediamo ancora Moretti, rischia i passi, poi la parata della difesa della Junior e poi Pugliese di rabbia sulla testa di Albanini, giunge per la prima volta sul più 6, così la Sidea Group Fasano mettendo di fatto quasi un cappello su questa vittoria, col match che è stato equilibrato a lungo, anzi è stato appannaggio del Castello Magnago per una larga parte del confronto. Vediamo, poi non riesce a capire che è entrato in campo Alva Crasfera, poi Leban dice no a Savini, per adesso gli applausi del pubblico fasanese. Leban autore di una partita pregevole. Notarangelo, Pirstam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, ancora Ierstam, Pugliese, Angiolini, supera Kabir, prova a superarlo meglio, poi atterrato Notarangelo, due minuti al termine, più 6 Junior, Angiolini, Ierstam, passivo alzato Pugliese, riceve palla da buona posizione, incrocia troppo, non trova lo specchio della porta e può attaccare ora per il meno 5 il Cassano con Savini, no, perde palla, può ripartire la Junior con Pugliese con, che viene accettato da Beharic e trova questa volta la rete numero 30, gol dunque di Pugliese, più 7 Fasano. Un minuto e mezzo al termine. Ancora un time out in mano Fovio. Non crediamo ne approfitterà se non per qualche schema da testare sul finale. Mazza. Le 9 Kabir. Passivo sicuramente eccessivamente punitivo per il Cassano Magnago. Possesso palla ancora per il Cassano, palo di Beharic su Kabir, Savini indica a Kabir dove posizionarsi, poi palla a Moretti altissimo e si chiama il time out Fovio per uno schema finale.
40 secondi al termine, ovviamente time out molto rapido quello chiamato da Foglio, giusto per chiedere lo schema. Angiolini, Irstam, pugliese, palla Hosting che da posizione complicata trova comunque il gol. Ultimi secondi di contesa. Con il Castelmagnolo che decide di non attaccare e quindi il match che si conclude sul 31-23. Finale di partita. Dunque nella palestra Zinzi, piccolo riepilogo. Punteggio di 31-23. Primo tempo favorevole agli ospiti che hanno concluso sul 14-12 dopo un inizio positivo per la Junior, più 4 anche Cassano che è raggiunto sul 6-10 poi sul 7-11. Vantaggio conservato fino a inizio ripresa, praticamente fino a metà ripresa dal Cassano, fino al 15-17, poi il parziale di 7-0 della Junior ribaltato sul 22-15, 22-17 dal 15-17 e poi successo bianca-azzurro 31-23. Il finale, appuntamento qui dalla palestra Zizi per il match contro il Bolzano in programma alle 19 di sabato, poi mercoledì prossimo ci sarà il derby col Conversano Junior che quindi torna dopo gli impegni europei, dopo i recuperi senza l'asterisco al secondo posto in graduatoria al fianco del Conversano. Buonasera a tutti e grazie per averci seguito.